Buonasera dall'Hotel Tiziano di Lecce. Questa sera ci sarà la premiazione del Lago Conte. Insieme a noi ci sono dei maestri che verranno riconosciuti per il proprio impegno sociale. Vi volete presentare con il vostro nome? Francesco Romanello Pomes, presidente della Gebeo. Isabella Spada, consigliere della Gebeo. Bene, abbiamo detto che il vostro impegno è di tipo sociale. Ci volete parlare appunto di che cosa si tratta, di cosa vi occupate? Ci occupiamo di volontariato, quindi facciamo assistenza nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari e ci occupiamo anche dei genitori dei bambini ricoverati, in quanto abbiamo costruito un villaggio, unico esempio in Italia, di accoglienza, si chiama il villaggio dell'accoglienza con 30 ore della vita e appunto ospitiamo tutti quei genitori che non possono allontanarsi anche per, e quindi non possono sostenere le spese di pernottamento e di altro in questo villaggio, quindi queste sono le due attività principali di cui ci occupiamo da 21 anni e qui abbiamo un esempio diciamo più longevo del mio perché ho una presidenza giovane, qualche mese. Io invece sono 13 anni che sono in associazione, sono stata per 12 anni vicepresidente, adesso ho lasciato le cariche, le lascio agli altri perché è giusto che sia così, rinnovo. E io mi occupo proprio dei bambini, io sono proprio in reparto, mi occupo proprio dei bambini, dei genitori, dei volontari, ed è una cosa bellissima. E non abbiamo solo l'oncologico, abbiamo anche la neuropsichiatria infantile e la fibrocistica. Un impegno proprio a 360 gradi, quindi anche molto emozionante, immagino che la viviate ogni giorno di emozioni sulla vostra pelle. Sia emozioni positive che negative, perché tante volte purtroppo ci sono bambini che non ce la fanno e che quindi dobbiamo noi cercare di supportare i genitori in questo passaggio bruttissimo, certo, che però ci tocca, cioè, certo. Questa è, noi la chiamiamo una mission. È stata una mission, sì, vero? Certo. È una mission. Immagino che anche l'emozione positiva di essere qui no, stia anche a coadiuvare quello che è il vostro impegno, quindi un grosso ringraziamento da parte nostra, ovviamente. Grazie a voi che ci avete invitati. Sì, sì, sono momenti in cui per un attimo ci si ferma e si capisce ancora di più quella che è l'attività dedicata. L'importanza, certo, del vostro impegno. Grazie, sì, ancora grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, salve. Grazie a voi, a dopo, grazie. Noi siamo della Gebeo, io sono il presidente, la signora Spada è una consigliera del direttivo. Ci occupiamo di assistenza per i bambini malati di leucemia e quindi siamo presenti nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, nonché nel reparto di neuropsichiatria e assistiamo contemporaneamente quelli che sono i genitori di questi bambini che non potendo diciamo, permettersi pernottamenti o delle spese per assistere i loro bambini, alloggiano in un villaggio che è stato inaugurato da pochissimo. L'associazione ha 20 anni ed è un'associazione che si ritrova in quello che è il tema di stasera, che è il bello e il bene, perché proprio attraverso il bello e il bene, i volontari che abbiamo, una squadra ricca di anima e di cuore che dedica il proprio tempo ai bambini che sono anche in fin di vita molte volte, quindi diventa molto difficile essere diciamo bravi bene accanto diciamo a questi bambini, accanto ai bambini e soprattutto accanto ai genitori che sono forse più dei bambini da assistere, perché i bambini vengono assistiti dalle cure. Io ringrazio tutti, anche perché lui è la prima volta, io è la terza volta che sono stata invitata a questa manifestazione, veramente ringrazio tutti di cuore, i presenti, il comitato, i presidenti, i direttori, tutti quanti, ringrazio veramente di cuore, ringrazio Chiara, grazie, grazie. E a Gebeo. Isabella Spada. Perfetto. Grazie.